Allora, questi sono gli ingredienti per fare queste ciambelle fritte. Era un po' che non le facevo e ho preparato tutto, la patata schiacciata, i licoli e tutti gli altri ingredienti. Userò una farina 00. Bene, faccio l'impasto in planetaria, quindi butto giù la farina, ho messo la foglia, poi ci metto il mio licoli, eccolo qua, l'ho pesato, che avevo rinfrescato diverse ore fa. Ci metto subito l'uovo, questo è l'uovo delle mie gallinelle, e vado a girare un pochino così. Beh, le ciambelle fritte e carnevale ci vogliono, eh? Ci metto anche lo zucchero. Non sempre, però ogni tanto possiamo anche fare uno strappo alla dieta. Poi io vi farò vedere, le surgelerò dopo cotte. Giro ancora. Così saranno pronte, poi basta infilarle nel forno, ritornano come se fossero appena fatte. Ci metto il pizzico di sale. Queste ciambelle comunque sono buone e calde, eh? Metto anche il latte, lo metto piano, ce ne metto un po' e poi metto altro, così mi regolo della quantità. Ok, lo metto tutto. Se l'impasto vedo che è un pochino duretto, o ci metto più latte o un goccino d'acqua, ma questo lo vedo dopo. Ci metto il succo d'arancia. Bene. E continuo a girare, velocità media. Siccome lo vedo un pochino sostenuto l'impasto, ci metto un goccino di acqua, quindi l'acqua la tenete pronta, ma soltanto qualche goccino, vi regolate in base all'impasto. Questo perché le uova non sono tutte uguali. Avete visto, ho cambiato, ho messo il gancio, ci metto anche le zenze. Dicevo, l'uovo può essere un pochino più grande o più piccolo, quindi in base a quello. E anche il succo d'arancia, il succo di mezz'arancia non è senza pesarlo, vedete un pochino, adesso lo giro un pochino, poi al limite se metto un altro goccino di acqua, ma proprio a gocce, eh. Continuo a girare e inizio anche a mettere il burro. Il burro va messo a pezzettini, tanto non è molto. Quindi mettiamo un pezzetto, facciamo assorbire e mettiamo l'altro, proprio come facciamo quando facciamo i panettoni. Vedete, l'impasto sta incordando. Eccolo qua. Ed ora mi fermo, lo metto sul piano di lavoro. Lo vedo un pochino sostenuto, forse un goccino di acqua in più ci sarebbe stata bene. Allora, adesso faccio giusto così due piccole pieghe, così, in questo modo, e lo metto nel contenitore a lievitare. Lo pirlo un pochino. Lo metto dentro questo contenitore e aspetto che raddoppi o triplichi addirittura, quindi lo faccio lievitare almeno 6-7 ore perché fa molto freddo, quindi ci vorrà tempo. A dopo! Ed eccolo qua, vedete come è aumentato di volume, ha lievitato benissimo. Ok. Adesso me lo verso sul piano di lavoro dove andrò a dare la forma alle ciambelle. Quindi se volete farle in giornata, queste ciambelle tipo la sera, prendete
il tempo che ci vuole, quindi dalla mattina vi fate tutti i passaggi, magari usate anche una cella, la cella di lievitazione per farlo crescere, lievitare meglio. Lo allargo così. Se vogliamo possiamo anche usare il matterello, però senza spingere tanto, appena appena leggero, così. Quindi l'impasto va smontato. Ecco qua. Adesso io proverò a fare le ciambelle con lo stampino che ho, questo. Altrimenti si può fare anche diversamente, poi vi faccio vedere. Adesso ne farò un po' così. Quindi vedete, non deve essere sottile, la sfoglia deve rimanere un pochino cicciottella, vedete? Due, che so, saranno 1 centimetro, due, non lo so. Comunque poi aumentano di volume. Altrimenti fate queste pallette, diciamo così, di all'incirca 70 grammi e poi le bucate con il dito per creare la ciambella. Scusate. Ok, le appoggiamo sulla carta forno. Qui ne ho tagliata una, vedete, sono lievitate ancora, quindi sono passate all'incirca 2 o 3 ore. E vado subito a provare. Ritaglio la carta forno. Questa è quella che abbiamo fatto con il buchino. Adesso faccio delle prove, queste sono le altre con lo stampino. Se le volete più cicciotte è meglio fare la palletta e fare il buco con il dito. Questa è una scelta vostra. Allora, scaldiamo l'olio a 160 gradi almeno. Questa è la prima, voglio provare per vedere se è lievitata bene. Intanto lascio le altre ancora coperte a lievitare. Sfilo la carta così, facendo attenzione a non scottarmi. Ok. Non ne farò tantissime, infatti ho messo questa padella, quindi due, tre, così me le controllo bene. Metto quest'altra che ho fatto con lo stampino, così vediamo anche la differenza. Beh, queste sono belle cicciotte, quelle che ho messo prima, però anche quest'altra non è male. Questo dipende dai gusti, se non vi piacciono tanto, ma vedete si gonfiano comunque anche le altre. Bene, me le controllo, le faccio prima dorare, prima di girarle dall'altra parte, le faccio diventare un po' croccanti e poi le giro. Cerco di farle cuocere bene all'interno, magari le abbasso anche con la pinza. Ed eccole qua, vedete, sono quasi cotte. Direi che stanno venendo bene, no? Poi mi sono preparata la carta assorbente con lo zucchero, perché ci va messo subito lo zucchero così si attacca bene sulla ciambella. E questa è la prima, guardate che bella. Beh, mi sta venendo voglia di assaggiarla, voglio vedere subito l'interno come è venuto. Beh, bella, morbida. Sì, molto bella. Vedete l'interno com'è bello bucoso? Ah, è buonissima, veramente buona. Bene, continuo la cottura. Le riempio bene di zucchero perché all'interno, avete visto, ci sono soltanto 30 grammi di zucchero, quindi non sono molto dolci. Se vi piacciono più dolci, magari mettete un pochino più di zucchero nell'impasto, eh? Però siccome ci va sopra, quindi l'interno, penso che è meglio metterne di meno. Come vi ho detto prima, queste ciambelle sono buone calde, naturalmente. Però io le faccio, le surgelo, le faccio raffreddare un pochino e anche se sono un po' tiepide le metto in una busta e le metto al congelatore, così sono pronte per quando arrivano i miei nipotini, se ne vogliono una, le metto al forno e tornano come appena cotte.
Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like ed attivare la campanella perché così vi arriveranno tutte le mie notifiche, tutte le novità del canale. Ciao a tutti!